Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Vanessa ed oggi parleremo di cellulite? Assolutamente no, parleremo di ritenzione idrica e di un prodotto che mi ha veramente salvato le gambe, ovvero le bende Slim Me di Vera Lab dell'estetista cinica. Questo kit l'ho provato la prima volta 2 anni fa. Con un po' di scetticismo, dico la verità. Ne avevo sentito parlare molto bene da una mia amica, ma non ero proprio convintissima, pensavo fosse un po' una fuffa. Poi, complice un buono sconto, mi sono detta: ok, proviamo. Perché dovete sapere, il mio problema più grosso non è tanto la cellulite, che sì, ho, ma in forma leggera, quanto piuttosto, appunto la ritenzione idrica. Per me questo è un problema molto serio. Trattengo tutto, praticamente tutto. E quindi ho deciso di fare questo piccolo investimento. Ho acquistato il kit e adesso vedremo insieme anche di cosa è composto il kit. E vi dirò quella che è stata la mia esperienza. Per il momento vi dico solamente che questa non è la prima confezione. Non è neanche la seconda, è la terza. Quindi già da questo qualcosa si dovrebbe capire. Allora, iniziamo intanto con lo scoprire cosa c'è all'interno di questa scatola, che tra l'altro è bellissima, bianca e tutta rosa. All'interno di questa confezione troviamo innanzitutto un po' di cartuccelle, come le istruzioni a prova di bionda anche tinta, i consigli fitness di Federica in forma con Fede, un piano alimentare iposodico e la tabella per le misure che vanno prese prima e dopo l'applicazione di ogni bendaggio. Ci sono poi le famose bende, eccole qui, 4 pacchetti di queste. All'interno di ogni confezione ci sono 2 rotolini, non so se riuscite a vederli, eccoli qui. Sono 2 rotolini già imbibiti di soluzione a base di sale di Epsom, che praticamente è l'ingrediente di Padre Pio, quello che effettivamente vi aiuta a drenare. C'è poi il metro per prendere le misure, un elegantissimo perizoma monouso da utilizzare durante il bendaggio stile mummia, i pantaloni in cartene per non sgocciolare in tutta casa, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, ed infine gli adesivi. Questi non sono tutti perché uno l'ho già attaccato in casa. Anche coso vuole fare le bende. Uno è questo, l'altro è questo, e poi una cartolina molto carina. Ok, questo è il contenuto del kit per ogni cosa che avete visto, ovvero per ogni pantalone, ogni rotolino ed ogni slip, dovete considerare 4 pezzi perché è un mese di trattamento, un'applicazione a settimana, 4 volte in un mese. Innanzitutto, com'è l'applicazione? Semplice, estremamente semplice. Essendo le bende già imbibite, non dovete stare a creare il panico in bagno, poi ripulire. No, vi spogliate, vi mettete l'elegantissimo perizoma usa e getta, vi bendate tipo la mummia. Scegliete voi dove, io visto che il mio problema più grosso è all'altezza delle cosce dei fianchi, mi bendo da subito sotto il ginocchio fino a sopra l'ombelico, perché ringraziando il cielo le bende sono lunghe e riesco quindi a fare questa operazione in maniera molto agevole. Prima di fare questo però bisogna fare una cosa importantissima, ovvero prendere le misure. Le misure si prendono, cerco. Lo so che sembro impazzita come una che assiste a una partita di ping pong, ma giuro di no, volevo farvi vedere dove vanno prese le misure.
ci sono i disegnini. Quindi io mi avvalgo dell'utilizzo di un eyeliner, prendo il punto proprio di dove devo misurare, perché poi dopo l'applicazione delle bende andrò a riprendere le misure esattamente nello stesso punto per avere maggiore contezza di quella che è la situazione. Quindi, prima di tutto, eyeliner o penna, io vi consiglio l'eyeliner. Prendete le misure, le trascrivete sulla nostra tabella delle misure, vi mummiate, vi mettete i pantaloni e poi zompettate felici. Scegliete voi sul divano, sul letto, su una poltrona, dove volete. Per sicurezza io metto sempre anche un asciugamano, tipo un telo da mare. Applicazione minima consigliata 50 minuti, applicazione massima consigliata 1 ora e mezza. Io, una volta che mi sono mummiata, ovviamente prediligo per l'opzione lunga 1 ora e mezza. Mi schiaffo sul letto, mi vedo Netflix, chi so io per dirvi di no, sto tanto in grazia di Dio. Mi vedo una, due, tre puntate a seconda della serie che sto vedendo in quel momento. Mi godo il mio momento di relax. Quando suona la sveglia, che è passata 1 ora e mezza, vado in bagno, tolgo le bende, non c'è bisogno di risciacquare assolutamente, ma mi spadascio un sacco di crema corpo perché il sale di Epsom asciuga e asciuga anche la pelle. Quindi mi metto la crema, bella pronta, e me ne vado a letto. E ovviamente prendo le misure di nuovo prima di andare a letto, così verifico tra il prima e il dopo quanti centimetri ho perso. La prima volta che ho utilizzato le bende, sul girofianchi ho perso centimetri. E no, non ho sbagliato a prendere le misure, ho controllato 2 volte per sicurezza. Ho perso 7 centimetri di liquidi. Io sono rimasta sconvolta perché sì, sapevo di avere la ritenzione idrica, ma non pensavo che il problema fosse così sentito. Devo dire che un risultato del genere non l'ho più raggiunto, di togliere 7 centimetri con un'applicazione, e dico meno male, perché vuol dire che l'alimentazione più bilanciata e l'attività fisica che sto svolgendo in qualche modo mi stanno aiutando. Però, anche se non perdo più 7 cm ad applicazione sul girochiappe, noto comunque dei vantaggi che sono extra, ovvero comunque dreno e lo vedo dall'acqua che trovo nel sacchetto, a prescindere dai centimetri, ma proprio vedo l'acqua nel sacchetto e non è l'acqua che è colata dalle bende, ma è proprio l'acqua che ho tirato fuori io. Mi sento le gambe estremamente più leggere, soprattutto quando faccio le bende in prossimità del ciclo, quando è estate, quando fa caldo. Una mano santa, proprio le gambe tornano a nuovo. La pelle è molto più soda e compatta e questi benefici li mantengo per un certo periodo di tempo. Ovvio, l'alimentazione fa la sua parte e l'attività fisica ha anch'essa un'importanza non trascurabile, ma mangiare bene e fare attività fisica e mangiare bene, fare attività fisica e fare le bende, io vedo proprio la differenza. Quindi mi sento di consigliarle, sì, a chi come me ha la ritenzione idrica, perché se avete la cellulite e non avete ritenzione idrica, sono soldi buttati. Ma se avete la ritenzione idrica, la differenza si vede e tanta. Io ripeto, la prima volta mi sono sconvolta perché 7 centimetri con la prima applicazione e in totale alla fine delle 4 applicazioni, quindi dopo aver terminato una confezione, ho perso 10 centimetri sul girofianchi, più svariati altri anche su ginocchia, interno cosce. Poi magari vi lascio il link all'articolo che ho scritto sul blog dedicato proprio alle bende. E quindi io personalmente mi sono trovata benissimo e mi sento di consigliarvele, soprattutto adesso che arriva il caldo. Non perché bisogna andare al mare, io per esempio al mare non ci vado, non lo faccio per avere il bikini body, non me ne frega niente, lo faccio perché mi sento proprio fisicamente meglio e poi anche perché quando mi guardo allo specchio mi vedo meglio e mi piaccio anche di più. Cosa
come io ho detto, questa è la terza confezione per me, mi è rimasta solamente quest'ultima applicazione da fare e poi comprerò anche la quarta perché queste bende creano dipendenza, adesso ve l'ho detto. Comunque, niente, vi lascio giù nell'info box il link all'articolo sul blog. Vi lascio il codice sconto del 10% se volete acquistare le bende, ma per qualsiasi altro acquisto voi volete fare sul sito di VeraLab. Se le avete già provate, fatemi sapere come vi siete trovati. Se non le avete ancora provate, usate il codice sconto, provatele e poi mi fate sapere come vi siete trovati. E niente, ragazzi, io per il momento vi saluto e vi aspetto qui nei commenti per sapere anche la vostra impressione su questi prodotti. Ciao!